Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial sul Tableau. Oggi vedremo come utilizzare i filtri. Apriamo il nostro solito Superstore Europa, tabella ordini, e creiamo un semplice grafico a barre. Mettiamo le vendite, la regione, lo stato. Il segmento di mercato e magari coloriamo tutto quanto in base al profitto. Ok, come al solito Tableau ci dà tre diversi metodi per utilizzare filtri, dalla colonna qui con le dimensioni e le misure direttamente agendo sul grafico o direttamente nella finestra del menu del filtro. Il metodo più semplice è quello di fare doppio clic su un qualsiasi elemento delle nostre dimensioni inserite nel grafico, doppio clic su France e praticamente ho creato un filtro in cui vado a selezionare solo la Francia. Altro metodo, clicchiamo e qua nella finestrella abbiamo Keep Only. Tienimi solo centrale, andiamo a vedere cosa è successo nel filtro. Abbiamo selezionato solo la regione centrale. Possiamo fare la stessa cosa agendo direttamente sui mark, quindi sulle barre del grafico. Posso selezionare qui, fare esclude. E attenzione, che cosa è andato ad escluderci? È andato ad escluderci tutti i valori che sono Francia, regione centrale e segmento consumer. Quindi se agiamo direttamente sul mark andiamo a fare un filtro che inserisce, ingloba tutte le misure che abbiamo, tutte le dimension che abbiamo inserito nel grafico. Altro metodo per utilizzare filtri, possiamo cliccare con il tasto destro su una misura o su una dimensione e scegliere Show Filter, che nelle versioni precedenti era Quick Filter. Possiamo direttamente, se io adesso faccio solo Home Office, poi vado ad aprire qui, è come se avessi trascinato qua nel pannello filter la mia dimensione, avessi scelto solo Home Office. E questa opzione qui di far vedere il filtro veloce serve anche nel momento in cui vogliamo dare la possibilità al visualizzatore finale della nostra dashboard di interagire con il grafico e avere quindi dei comandi per consultare i dati. Il filtro può essere, si può cambiare la tipologia del filtro, possiamo ad esempio scegliere una single value list in cui ci verrà permesso di scegliere solo un valore, quindi quando ne selezioniamo uno si deseleziona l'altro. E possiamo anche ad esempio togliere l'all value per non permettere di selezionarli tutti, oppure abbiamo anche scelta singola con menu a tendina. Scelta multipla col menu a tendina. Oppure wildcard match possiamo scrivere noi. Stiamo facendo il segmento corporate. Possiamo fare la stessa cosa anche per una misura. Quando scegliamo una misura, l'interfaccia del pannello del filtro sarà diverso. Possiamo scegliere solo tra range of values, che ci permette di agire e spostare a destra e a sinistra sia il valore minimo che è il valore massimo, oppure at least che ci permette di spostare solo il minimo e at most che invece ci permette di spostare solo il massimo. Anche qui abbiamo delle personalizzazioni che si possono fare, si possono ad esempio togliere i due valori. Oppure possiamo anche togliere lo slider e lasciare solo i valori. Uno può entrare qua e scrivere, no, voglio 300. E ok. Se abbiamo bisogno di fare dei filtri un pochino più complessi,
Siamo obbligati a trascinare le misure e le dimensioni nel pannellino dei filtri e agire direttamente nella finestra. Ora, togliamo il segmento di mercato e mettiamo anzi il product name e inseriamo proprio il product name tra i filter. Questa è la finestra principale del filtro. Abbiamo 4 tab, General, Wildcard, Condition e Top. Allora, in General abbiamo queste opzioni qui. Select from list, possiamo sceglierle tutte, possiamo sceglierne nessuna, possiamo sceglierne solo tre che vogliamo, possiamo anche fare una ricerca, ad esempio, volessi vedere tutti i prodotti Xerox. Lui qui in questo marroncino rosellino mi sottolinea quali sono, io clicco su All e lui è andato a scegliermi tutti i prodotti Xerox. Se clicco su Exclude faccio esattamente il contrario, cioè vado praticamente a toglierli dalla mia visualizzazione, quindi è un filtro negativo, non positivo. La seconda tab invece ci dà la possibilità di creare delle condizioni che hanno a che fare con l'alfabeto, le lettere, ad esempio possiamo farci dare tutti i valori che contengono la parola colors, diciamo color. Allarghiamo un pochino qui. Avete trovato multicolor. Multicolor, multicolor. Starts with tutti quelli che iniziano con la X. Descriviamo questo campo è case sensitive, quindi se scriviamo con la X minuscola non ci restituisce niente perché tutti i nomi iniziano con una maiuscola. Oppure quelli che finiscono con la parola less. Cordless, wireless. Oppure exact match dobbiamo andare a mettere esattamente, cioè nel senso se io scrivo conica non mi trova niente. Calculator, virgola, wireless. Mi trova esattamente quello. Se selezioniamo qua exclude, vedete che i comandi diventano non contiene, non inizia, non finisce e non è uguale a qualcosa. E la possibilità di scegliere tra l'opzione includi ed esclude merita un attimo di essere approfondita perché certe volte capita di andare a selezionare i filtri in più tab e poi come risultato non abbiamo niente perché abbiamo distrattamente scelto due filtri che si vanno a negare l'uno con l'altro, quindi praticamente annullano i risultati. Quindi bisogna stare attenti quando si va a inserire dati in più tab e stare attenti a non fare dei filtri che si negano l'uno con l'altro. Terza tab, condition. È possibile creare delle condizioni, ad esempio possiamo filtrare tutti i prodotti che hanno una somma delle vendite maggiore di 1000. Questo pulsante qui, Range of Value Load, se noi clicchiamo ci fa vedere qual è il range massimo e il minimo per evitare di andare, ad esempio se avessi scritto dammi tutte quelle vendite maggiore di 50.000. Non mi avrebbe trovato niente perché sono fuori range. Quindi questo ci serve per andare a vedere quali valori possiamo andare a inserire in questo campo. Oppure by formula per creare delle condizioni ancora più complicate. Ad esempio, torniamo un attimo qua indietro. Se io volessi vedere tutti quelli che iniziano con la X e con la E, non posso scrivere X, virgola E. Perché non mi trova niente? Lui va proprio a cercare una cosa che abbia al suo interno una X, una virgola e una E.
Non posso neanche fare x e neanche x barra e, perché lui va proprio a cercare la barra, il meno all'interno. Se vogliamo fare quindi una doppia condizione, siamo obbligati a usare la formula. Possiamo fare ad esempio starts with product name, virgola, x, or, product name con la E. Diamo un apply ed ecco che abbiamo tutti quelli che iniziano con la E e con la X. Perché ho usato or e non and? Perché se io uso and, gli sto dicendo che devono essere soddisfatte entrambe le formule, quindi deve cominciare allo stesso tempo sia con la x che con la e, che è una cosa ovviamente impossibile, infatti non ci dà risultati. Oppure possiamo fare anche formule proprio sui numeri. Vogliamo che la somma la media dello sconto minore di 0,2. Possiamo proprio inserire qualsiasi cosa vogliamo. Ultima tab, il top, ci crea una classifica. Possiamo scegliere, ad esempio, una top 15 in base alla quanta, la somma delle quantità, e ci farà vedere per ogni prodotto. Facciamo la top 3. Per ogni prodotto ci fa vedere la top 3, dove ovviamente ce ne sono 3, oppure ancora sempre by formula. Se nel filtro, anziché una dimensione, inseriamo una misura, ci farà prima di tutto decidere che tipo di aggregazione vogliamo scegliere. Adesso noi diciamo di darci tutti i valori. E la finestra sarà un attimino differente. Ci darà opzioni che ovviamente riguardano solo i numeri, quindi ci darà la possibilità di scegliere un range di valori per la quantità. E attenzione che la quantità non è inserita nel nostro grafico, quindi agendo direttamente sul filtro o cliccando qua con il tasto destro si può andare a filtrare in base a campi che non sono nel grafico. Possiamo scegliere at least, quindi selezionare il minimo, at most selezionare il massimo, quindi da 8 in su, oppure special, ci dà la possibilità di controllare valori nulli, valori non nulli oppure tutti quanti. Altra cosa interessante, se andiamo a inserire una data nel filtro, ci verrà chiesto anche qui prima di tutto come vogliamo considerare la data, se vogliamo considerarla come un valore discreto o come un valore continuo. Voglio fare un filtro sull'anno in valore discreto. Se gli chiedo un valore discreto, lui me lo tratta praticamente come se fosse una dimensione, quindi 2001, 2002, 2013. Se invece io gli dico che la data la voglio continua, ecco che mi si apre il pannello vero e proprio delle date, in cui possiamo scegliere delle date relative. Mese, questo mese, il prossimo, il precedente, gli ultimi 3 mesi, i prossimi 3 mesi. Possiamo scegliere un range di date dalla data X alla data Y. Possiamo scegliere da una data in poi o fino a una certa data. Poi abbiamo ancora lo special con i null date e i non null. Quindi, ricapitolando, filtri veloci
agendo direttamente sul grafico, sulle dimensioni del grafico, cliccando con il tasto destro, cliccando e utilizzando questa finestrella, oppure facendo doppio clic. Se vogliamo annullare tutti i filtri che abbiamo fatto, c'è il solito pulsantino qui, Clear Filter, li togliamo tutti. Il filtro veloce per far apparire il pannellino che verrà inserito automaticamente in dashboard insieme al foglio di lavoro, e invece per cose più complicate possiamo aprire direttamente il pannello dei filtri. Il tutorial è finito, ci vediamo alla prossima. Ciao!